Secondo un'indagine di Coldiretti, solo il 3% degli italiani a Pasqua sceglierà un menù vegano o vegetariano, mentre ben l'80% rispetterà la tradizione dove in tavola si servirà carne, salumi, uova e formaggi da consumare tradizionalmente o in ricette storiche regionali. Ma è certamente la carne d'agnello il menù più atteso sulle tavole pasquali, una presenza antica dell'usanza gastronomica italiana. Nella tradizione più completa, quindi crescia, agnello. Come lo farà l'agnello? Ma pensa arrosto. L'agnello con i cardi, le spine dei carciofi. L'agnello c'è? No, non c'è, mi dicono che non c'è. Non c'è con gli animali, quindi ci sono vari menù anche vegetariani ci abbiamo. L'agnello invece? Certo, sì, a cena. Ha cucinato l'agnello? In griglia. Di solito come lo cucina l'agnello o il caprino? Con le patate, al forno. Cappelletti in brodo, ci sono dei cannelloni di carne, tutta cosa un po' rustica, è l'agnello che non manca mai a Pasqua. L'agnello bisogna fare le fettine arrosto sulla graticola, allora quelle buone, ma mica tutti piacciono. Ma occhio all'acquisto dei prodotti made in Italy, come afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. E l'invito che facciamo a tutti i cittadini, a tutti i consumatori, di porre la giusta attenzione nel momento in cui andranno a acquistare la carne, nell'informarsi della provenienza. La giusta attenzione significa anche valorizzare il lavoro dei giovani che tornano in agricoltura. Immancabili sulle tavole italiane i dolci, come la colomba, scelta dal 70% delle famiglie a pari merito con le uova di cioccolato. Ma non mancheranno quelle vere, sode, dipinte oppure preparate con ricette tradizionali. Ma il dato certo è che saranno circa 400 milioni le uova consumate durante la Settimana Santa. Anche i formaggi, come il pecorino, oltre ad essere mangiato, viene usato come ingrediente per la preparazione della pizza di Pasqua. Qual è la tradizione pasquale? La tradizione della Pasqua c'è l'uovo, c'è la pizza di Pasqua, c'è il formaggio pecorino. Dopo il primo piatto c'è i cappelletti in bianco, c'è i cappelletti in brodo. Cioè, la crescia di Pasqua sarà presente nelle vostre tavole? Assolutamente sì, 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 sì. La crescia la facciamo a casa. Ci piace farla a casa, la tradizionale dei nonni che ci hanno insegnato a farle cresce, quindi la facciamo a casa. Crescia di Pasqua? Questa è il classico fanese, la crescia di Pasqua è un prodotto tipico locale e che speriamo che poi venga anche riconosciuto a livello di prodotti specifici come tipo la moretta, la stessa cosa.